Castiglione del Lago Tavernelle è il derby più sentito nella Val Nestore. È come Davide contro Golia, un'opera d'arte che oggi viene dipinta per una seconda volta da Mister Valentini, che si trasforma in Caravaggio, uno dei pittori più importanti della storia italiana. Il Tavernelle nelle vesti del ragazzino Davide riesce ad impattare un derby che aveva visto padroneggiare per circa 80 minuti il Castiglione del Lago nelle vesti di Golia. Ma come 5 anni fa, quando Capitan Arcioni regalò la vittoria ai gialloverdi, Salvucci riacciuffa il pari in extremis e manda i suoi tifosi in ecstasi, conquistando un punto d'oro per il cammino gialloverde nel campionato di eccellenza Umbra. Ma passiamo alla cronaca. Al sesto minuto, padroni di casa subito pericolosi. Minuti giganteggia sull'out di sinistra, mette al centro ma non trova nessun compagno pronto alla deviazione. Al decimo minuto azione in fotocopia, questa volta è Jeffrey a concludere il cross di Corelli, ma arriva troppo in ritardo all'appuntamento e De Marco si salva. Il Tavernelle si vede al diciannovesimo minuto, Salvucci scalda i guantoni di Balli fino a quel momento rimasto inoperoso. Proteste veementi del Castiglione del Lago al venticinquesimo minuto, quando Ndiaye crolla a terra su De Marco in uscita. La moviola stabilirà se era calcio di rigore o se il direttore di gara ha visto giusto non assegnando la massima punizione ai locali. Il Tavernelle non riesce a pungere e alla mezz'ora minuti si divora un gol fatto da distanza ravvicinata. Poco prima del riposo, ingenuità della difesa ospite, Ndiaye in mezzo a due avversari si procura un calcio di punizione sulla tre quarti, mentre era a spalle alla porta. Sulla palla si posiziona Filippo Barbarossa, il quale è preciso nel calibrare il traversone per la corrente Jeffrey. Castiglione 1, Tavernelle 0 all'intervallo, di fronte a una tribuna gremita da circa 400 tifosi. Nel secondo tempo il Tavernelle entra in campo con un altro piglio, ma è sempre il Castiglione del Lago ad avere il pallino del gioco in mano. Al diciottesimo Russo prova la marcatura raccogliendo l'angolo di Salvucci, ma la mira è imprecisa. De Marco è decisivo anche oggi sull'epilogo del match e se Valentini riesce a ridipingere l'opera d'arte Davide contro Golia, il merito va sicuramente anche al suo portiere. Al 33esimo Corrado conclude a botta sicura, ma il numero 1 devia miracolosamente in angolo. Proprio come succede una manciata di minuti più tardi, sul tiro cross di Jeffrey, troppo egoista a non aver servito Ndiaye libero dall'altra parte. Qualcosa scricchiola in casa biancorossa. Valentini ne approfitta cambiando modulo, interpreti e inserendo anche Cacciamano ad armanforte in avanti. È una grande intuizione, gli ospiti ci credono e nel finale raggiungono il pari. Prima dell'Eurogol di Salvucci però è Graziani ad andare vicino al pareggio. Il suo colpo di testa ammutolisce i lacustri e fa venire brividi a tifosi locali. L'opera d'arte però si materializza al 45esimo, come detto, con la magia di Salvucci che scappa via a mezza difesa lacustre e in serpentina si libera per trovare la botta vincente che si spegne all'incrocio dei pali. Il dipinto Davide contro Golia si può quindi trasferire definitivamente dal Museo del Prado di Madrid al Giommoni di Castiglione del Lago, con la gentile collaborazione di Carlo Valentini e i suoi ragazzi. Per i lacustri di Castiglione del Lago non è una battuta d'arresto, la squadra di Recchi è apparsa comunque sul pezzo, nonostante i tanti errori sotto porta. Questo è il calcio, è così, contano i gol. È finita 1-1, abbiamo avuto l'occasione per chiuderla il suo tempo due volte. Credo che la squadra ha dato tutto fino alla fine. Questo non è io, ragazzi, non posso imparare nulla. Peccato, perché forse potevamo fare qualcosina in più in occasione del loro gol, ma ripeto, ci sta che concedi qualcosa nei minuti finali. E il rammarico, come diceva lei prima, è che dovevamo chiuderla prima. Abbiamo avuto l'occasione per chiuderla prima. Gli episodi noi possiamo cercare di fare il massimo su quello che ci compete. Ripeto, potevamo fare di più in occasione di finalizzazioni e potevamo far meglio in occasione del tiro da fuori dalla rete, portarlo 1-1. Questo è il rammarico nostro. Poi tutto il resto penso che fa parte del calcio. Noi ci credevamo e come. Sapevamo di poter soffrire il loro palleggio. Sono una squadra che si allena del pomeriggio, hanno un vantaggio secondo me
importante nei confronti di tutte quelle squadre che si allenano di sera. Poi sono anche bravi, hanno entusiasmo in questo momento e stanno dimostrando di fare un grosso campionato. Sapevamo le difficoltà che avremmo incontrato e sapevamo che il secondo tempo la partita si poteva incanalare su altri binari e ci abbiamo creduto fino alla fine. Penso che la nostra forza sia stata questa. Abbiamo fatto 3 sconfitte consecutive che però non ci hanno tolto la consapevolezza che siamo una buona squadra, ce la possiamo giocare con tutti. Però dobbiamo giocare insieme, dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità, perché questo è un campionato molto equilibrato e se molli una virgola poi diventi una squadra meno che normale e fai fatica con tutti.